Coccarelli, grande vittoria, ancora con qualche giocatore fermo ai box e grandissimo terzo quarto. Sì, oggi veramente bene, nel senso che temevamo molto la partita, perché ieri si aveva dimostrato domenica scorsa contro Fabriano di essere una squadra in gas, con individualità di spicco, e poi in settimana insomma avevano fatto queste operazioni di mercato rendendo la squadra ancora più profonda con Varaskin e Calabrese. Noi sapevamo di poter contare sul rientro di Poggi, però che non avrebbe avuto un minutaggio troppo elevato, e sapevamo di dover fare meno ancora di Vico e di Morciano, però la squadra oggi ha giocato una pallacanestro puntuale, precisa, attenta, a parte qualche sbavatura all'inizio nel primo tempo. Abbiamo fatto un po' fatica a contenere il fatto che togliendo il tiro a Merletto lo mandavamo in area, quindi lui poi trovava soluzioni. Però insomma è chiaro che quando tiri col 62% da tre punti tutto diventa anche più facile. Oggi abbiamo fatto un parecchio canestro dall'arco, e quindi poi la difesa loro si è aperta di più, e quindi siamo poi riusciti ad andare anche con i tagli dal lato debole e con altre situazioni in area e fare canestri anche sotto misura. Però devo dire che ancora quando abbiamo fatto il break definitivo nel terzo quarto, perché poi l'ultimo quarto sostanzialmente è stata una gestione del vantaggio, quella che ha fatto la differenza è stata la fase difensiva, dove siamo riusciti veramente a rendere loro ogni tiro difficile. Questa poi alla fine è sempre la chiave di ogni partita. Ecco, al di là del lato tecnico, anche oggi in una situazione, come dicevamo, con rotazioni limitate, come dicevi anche in settimana, squadra che doveva stare attenta a tutti i particolari della partita, si è vista una gran bella risposta. Davvero la squadra è stata più che presente. No, la squadra oggi era, diciamo così, come si vuol dire, era sul pezzo, nel senso che, ripeto, a parte qualche sbavatura che sta nella logica delle cose, nel senso che però abbiamo interpretato quello che era il piano partita come ce l'eravamo prefisso. Abbiamo fatto qualche aggiustamento in corsa quando loro hanno schierato Varaskin da numero 5, facendo qualcosa di differente difensivamente parlando, però diciamo che nell'80% dei casi quello che era il piano partita originale l'abbiamo rispettato. E ribadisco, difensivamente nel momento in cui la partita si decideva siamo riusciti a essere belli compatti, che è la cosa sempre più importante.